troviamo in Italdenim SPA, in Veruno, in via Kennedy. Italdenim è una società che è nata alla fine degli anni 70 per la produzione del tessuto denim, ovvero il tessuto jeans. Praticamente è un'azienda suddivisa su due stabilimenti, su due entità produttive. Una si occupa di filatura, dove arriva il cotone grezzo, viene trasformato in filo per le operazioni successive, che sono la tintura, la tessitura, il finissaggio, che vengono svolte in questo stabilimento di via Kennedy. È un'azienda che ha 225 persone nel suo organico e insiste su un'area di 45.000 metri quadri qui in via Kennedy e circa 25.000 in filatura. Nel corso degli anni Italdenim ha visto che il costo energetico continuava a incrementare, incidendo parecchio sul costo del prodotto finito. Da lì è nata nel 2008 l'idea di acquistare questo impianto di cogenerazione a gas naturale, finalizzato alla produzione di energia elettrica e autoconsumarla nel nostro stabilimento di via Kennedy. Questo per, ovviamente per avere un discreto margine dal punto di vista economico. Tanto è vero che si sta pensando in questo periodo di installare un nuovo impianto di cogenerazione per alimentare anche l'altro stabilimento dove viene svolta l'operazione di filatura. Questo impianto produce 2,4 MW di energia elettrica e 2,5 MW termici, che noi recuperiamo totalmente all'interno dell'azienda, sempre per scopi tecnologici. Il vapore viene usato per riscaldare i bagni di impregnazione del tessuto, del filo, e idem l'acqua calda prodotta. Diciamo che ha anche una coscienza ambientale questo impianto di cogenerazione, perché abbiamo visto, facendo gli opportuni calcoli, che la CO2 non emessa nel 2012 praticamente corrisponderebbe ad aver piantumato 81.900 piante nel 2012. Quindi, oltre ad un risparmio energetico, tradotto anche dal punto di vista economico, c'è anche un vantaggio ambientale.